Si tratta di suicidi di veterani croati e, in generale, delle loro condizioni di salute, nella maggior parte dei casi molto più gravi di quelli di altri cittadini croati. Dal 1991 al 2014 si è suicidato un'intera brigata della difesa. Ne parleremo stasera con la nostra ospite, la dottoressa... Vuoi la colazione, amore? Sì, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Latte? Sì. Bene. Ho bisogno di una colazione sostanziosa. Proverò quello che ho preparato per vedere come è venuto. Quindi resta tutto come avevamo deciso, giusto? Ok. Ehi, amore. Ehi, hai finito? Sì, sei pronto? Ho tutto. Cellulare, portafoglio, sì, ti farò hai sapere tutto? Quando avrò Va finito. Bene. Ci vediamo. Ci vediamo. L'insegnante ci ha detto che disegneremo la nostra classe dall'alto. Disegneremo in gruppo. Dobbiamo portarci tutto quello di cui abbiamo bisogno da casa. Siamo già stati divisi in squadre. Qual è la cosa che hai impiegato più tempo a imparare, ma che è importante per i sabotatori? Perdere un amico. Quando qualcuno viene ucciso, quella è la parte difficile. Il resto è tutto facile. Quando ti bagni sotto la pioggia, quello non è niente.
Essere un soldato, onesto e audace, non lo si diventa durante la notte. A volte non ci si riesce. Tu sei semplicemente uno. Molti si sono alzati la mattina e si sono resi conto che era il momento di difendere la loro casa e il loro paese, senza aspettative, senza pianificazione. È un po' ingenuo, ma certamente coraggioso. E poi, i giorni, gli amici, i compagni, la gioia e la tristezza, le morti, le paure, le lacrime. Lacrime che si nascondono e di cui non si parla, o di cui si parla molto, molto raramente. E solo ad alcune persone, e ogni lacrima, parola, sorriso e sguardo, portano una storia iniziata quando correvano scalzi sui sentieri impolverati della loro infanzia. Sono nato nel 1969 a Zagabria, in una famiglia di operai. Ricordo alcune parti della mia infanzia, poche, ad essere sincero. Ciò che mi ha segnato da bambino è stata la morte prematura di mio padre, quando io avevo 9 anni e lui 30. Mia madre rimase vedova con me e mio fratello minore, che al tempo aveva 7 mesi. Sono sempre stato interessato al senso della vita. Già al liceo mi chiedevo spesso che significato avesse. Mi sono iscritto in un'università di studi sociali. Il motivo principale era venire a Zagabria, stare con la squadra, vederla crescere, andare ai concerti, vivere. Dopo aver finito la scuola elementare, forse a causa del mio spirito d'avventuriero e per mettermi in gioco, ho scelto di entrare in un'accademia militare. La vita mi ha portato in una direzione diversa da quella che mi aspettavo. Ho iniziato a lavorare a Pola, tuttavia quello stile di vita non mi motivava più e così, non avendo più stimoli, decisi di lasciare. Però a causa del contratto di 8 anni è stato difficile. Hanno detto che sono stato il primo a farlo nel 1987 e sono riuscito a lasciare la GNA e tornare a casa, a Kakovec, dove cercavo di trovare una nuova motivazione, un nuovo percorso. Ma quella via non era una strada diritta, no. Era un impetuoso e pericoloso sentiero escursionistico solo per i più coraggiosi. Perché i venti del cambiamento hanno cominciato a soffiare. Ho trascorso il 1989 a Belgrado, nell'Armata Popolare Jugoslava. A quel tempo si potevano vedere persone con i tipici cappelli serbi. C'era una strana atmosfera. Iniziarono anche le rivolte in Kosovo. La situazione cominciò a peggiorare. I combattimenti esplosero ai laghi di Plitvice nel 1991. Con l'arrivo dell'autunno, vidi che era giunto il momento di fare qualcosa e chiesi ai miei amici se avessero voluto unirsi a me, partecipare alla causa. La loro risposta fu interessante. Tutti avevano una ragione per non andare. Chi stava studiando, che aveva un lavoro, o chi non era pronto, mentre io ero disposto ad andare. Poi mi dissero che c'erano dei ragazzi del quartiere che stavano già cercando un modo per partecipare. Non avevamo ancora iniziato a muoverci, ma fu tutto volontario. Scoprì che quei ragazzi venivano da Lika e che si stavano preparando a tornare a Gospić.
Col passare del tempo fu chiaro che la guerra stava bussando alla porta della mia casa. Non c'era più speranza. Il mio villaggio era circondato. Darovar era circondata. Ho veramente pregato ogni giorno per le persone, per i miei amici, per la mia famiglia, affinché Dio le custodisse e le proteggesse. I mesi passarono. La Bibbia diventò molto importante per me in quel momento. Significava che Dio mi parlava. Mi parlava sempre. E aveva cambiato le mie abitudini, il mio modo di agire, il mio modo di pensare e il mio modo di vivere. Dopo alcuni mesi stavo leggendo i Proverbi, nello specifico il capitolo 17, versetto 17, e quello mi spinse a prendere una decisione. L'amico ama in ogni tempo, è nato per essere un fratello nella sventura. Quando l'ho letto, i dubbi sono spariti. Qual era il momento migliore per aiutare se non in una situazione di difficoltà? Quello era esattamente ciò che stava accadendo al mio paese. E ho capito che Dio mi stava chiedendo: alzati, vai a casa e aiuta. E lui andò. Il richiamo della patria è più forte delle granate e dei proiettili. I consigli arrivavano da tutte le parti. Non è saggio andare ora. Le persone si sparano a vicenda. Cosa hai intenzione di fare lì? Le risposte non erano chiare, ma l'intenzione era ferma, sostenuta dalle parole lette. Un amico è un fratello nella sventura. Così dice il mio Dio, ed io ero testimone. Non vedevo l'ora di partire, e una mattina mi sono alzato. Ho salutato i miei amici e sono tornato a casa. Cari spettatori, l'allarme di un attacco aereo è stato dato in 30 città croate. Čakovec e Daruvar non sono state risparmiate. Da giovane ti chiedi quale sia il tuo posto nella società, se la guerra sta per iniziare laggiù o se è il momento per dare il tuo aiuto da qualche parte. Qualcosa che non dimenticherò mai e che è sempre stato inciso nella mia mente è quando ho visto il filmato dei profughi di Aljmas. Quando questi poveretti venivano ammassati sulle chiatte, ricordo una donna anziana che veniva portata via, uomini indifesi, vecchi, bambini, e una domanda sorse: chi li avrebbe difesi? Noi non dovevamo attaccare, ma difendere. Nulla si sarebbe fermato se fossi stato solo uno spettatore passivo. La barca è piena. Veniamo scartati e ci dirigiamo verso Osijek. Qui sulla costa ci sono quelli che difenderanno Almash. Ci sono guardie, residenti di Almash. Quelli che non hanno voluto lasciare le loro case. Tra loro ci sono i più grandi che dicono: questo è il luogo dove siamo nati. Resteremo qui anche a costo di morirci. Questa potrebbe essere l'ultima volta che vedremo questo posto. Il primo incontro con la prima linea fu uno shock. Siamo entrati nel centro della città e un uomo ci ha solo detto: due là, tre là. E così io e Givi siamo finiti dietro due mucchi di fieno. Ci era sembrato il rifugio ideale. È stata una notte terribile, con sparatorie e nascondigli. Dopo la calma a Zagabria, le uscite notturne e le preoccupazioni quotidiane, è stato un cambiamento incredibile trovarsi sul campo di battaglia.
Due notti prima eravamo andati a Kulusic, ad una festa, e ora siamo a Gospić, con i proiettili che ci circondano, e senza sapere che cosa ci sarebbe accaduto. Il giorno dopo, la mattina, i volti di quei ragazzi non erano più gli stessi. Erano persone diverse, stentavo a riconoscerli. Quella notte ci aveva cambiato dentro e fuori. Sono tornato nella mia città, ma il mio villaggio era circondato. Era in un villaggio vicino quando è iniziata la sparatoria e le persone spaventate hanno cominciato a correre. Si chiese se fosse nel posto giusto e sulla strada giusta. La vita gli aveva mostrato che aveva bisogno di obbedire a Dio, ma era confuso, così cercò la sua guida. Mi è venuto in mente all'improvviso il Salmo 91. Ho preso la Bibbia dalla mia borsa e ho letto la parte che dice: mille cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire. Solo che tu guardi con i tuoi occhi vedrai il castigo degli empi, poiché tuo rifugio è il Signore, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Non lo interpretai come protezione in senso fisico e che tutto sarebbe andato bene, però era una risposta per me. Mi prenderò cura di te. Ti guiderò. Stai andando nella giusta direzione. Io sono con te. Tornò a casa attraverso alcune strade e i suoi genitori erano scioccati, perfino arrabbiati nel vederlo tornare mentre tutti gli altri fuggivano e se ne andavano. Non riuscì a spiegare la sua decisione, ma in poco tempo fu inviato a parlare con il viceministro del governo a Daruvar. Andai dal commissario del gabinetto e mi disse: abbiamo persone per difenderci, per combattere, ma non abbiamo nessuno che può lavorare con la gente, con i civili o che si occupi di loro. Non c'è nessuno capace di gestire situazioni in cui bisogna andare dalle persone a dirgli che un marito, un fratello, un compagno, un padre o un nonno sono stati uccisi in guerra. Che capisca il loro dolore e li aiuti ad affrontarlo. Ci serve qualcuno che lavori con le persone, con le loro famiglie e con i ragazzi sul campo di battaglia. Prima di tutto bisogna prendersi cura di loro, dei soldati, dei feriti e delle famiglie di coloro che sono stati uccisi, a seconda delle necessità. I bisogni erano grandi. Sul campo di battaglia c'erano persone giovani e confuse. Molti di loro, per la prima volta, indossavano una divisa e impugnavano un'arma. Non ero un eroe coraggioso. Quando sono arrivato sul campo di battaglia, sono rimasto scioccato. Ho visto queste case devastate e ho capito che non erano solo registrazioni alla televisione. Era come essere in un'altra dimensione, completamente diversa da ciò a cui ero abituato. Come se qualcuno mi stesse dicendo: Darko, la tua vita può fermarsi in qualsiasi momento. Quello fu davvero uno shock emotivo. Era una realtà diversa, per la quale non ero pronto, ma ho provato ad accettarlo. Ho visto i miei amici, le immagini mi passavano davanti e ho capito subito che si trattava di una circostanza nuova e che dovevo agire razionalmente e sopprimere quella paura che mi stava sopraffacendo. Altrimenti sarebbe stata la fine. Sì, sento la paura. Come la superi? Passa, semplice. Guardo le persone dietro di me e la paura passa. Avrei paura di non avere paura? È strano a dirsi. Ognuno ha portato con sé la sua storia. Le hanno anche prese dal campo di battaglia. Ciò che sembrava una coincidenza, in seguito non lo era più, ma aveva assunto un altro significato, più importante. Siamo andati nell'area di Pakrac e lì ogni sera eravamo in azione. Aprivamo la strada che portava a Pakrac. Penso che fosse la quarta notte. Eravamo in 18. C'era sempre qualcuno che faceva la guardia alle nostre cose.
Quella volta Barca era di turno. Mi sono sentito male, strano. Non so come spiegarlo. Ho chiesto a Barca se potevo rimanere, perché non mi sentivo bene. Disse che non c'erano problemi. Ci siamo perfino scambiati le armi. Gli ho dato il mio fucile perché era migliore. Lui mi ha lasciato il suo ed è andato via. Sono andati tutti. Alcune ore dopo sono tornati. Una persona era stata uccisa. Quella persona era Barca. Su quella linea si sparava continuamente, in ogni momento. Quando ci avvicinammo alla strada, gli spari cessarono. Non avrei mai pensato di poter odiare il silenzio. È normale avere paura degli spari, del sibilo dei proiettili che volano sopra la tua testa. Quel silenzio era terribile. Sentivo il cuore in gola. Era una normale manovra. I difensori erano stati raggruppati in due squadre. Improvvisamente, il comandante corse davanti a Darko. Ad un certo punto, il comandante mi disse di andare dall'altra parte. Alcuni della compagnia andarono da un lato, io andai dall'altro. Stavamo aspettando l'ordine per proseguire. All'improvviso sentimmo soltanto pianti, lamenti, spari, grida, bombardamenti e all'improvviso ci venne dato l'ordine di ritirata. Solo in seguito scoprimmo che il gruppo di veterani andato dall'altra parte si era ritrovato in uno scontro a fuoco ed era stato ucciso. Passate davanti a me. E di nuovo i pensieri tornavano a quanto fosse lontana la morte. È qualcosa che accade dopo che hai 70 o 80 anni. O è qualcosa che può accadere non domani, ma ora. Questi sono stati i momenti che hanno reso la mia percezione della guerra molto diversa da quella che avevo visto sui piccoli schermi della TV. Durante la guerra, mio padre fu vittima di un attacco da parte dei Chetnik nel villaggio vicino al nostro, Ivanovo Selo. Una mattina come tutte le altre, uscì di casa e andò in posta per fare una semplice telefonata. Mentre era lì, i Chetnik entrarono nel villaggio, che era già stato parzialmente circondato dall'esercito. Mio padre fu raggiunto da tre di loro. Lo picchiarono e lo accoltellarono. Rividi papà solo il giorno dopo, quando alcune persone portarono il suo corpo privo di vita a casa. Aveva diverse ferite sul collo e molteplici tagli sul petto e vicino al cuore, come se avessero infierito più volte su di lui. Un occhio era malapena visibile, tumefatto, e aveva molti lividi, probabilmente causati dai violenti colpi che gli erano stati inferti. Fu accoltellato, assassinato così. Dicendo addio a suo padre, provò amore e tristezza. Il padre era un uomo di buon cuore, un pescatore appassionato, che aveva molti amici. Era un bravo uomo, disponibile, aperto, uno che scherzava. Un pescatore. Croati e serbi venivano a casa da noi e nessuno ha mai chiesto chi fosse.
Avevano la chiave della cassetta degli attrezzi dove teneva la sua esca ed era qualcosa di normale per noi. Lo era per tutti. In seguito, apprese che chi aveva attaccato il villaggio era gente proveniente da luoghi vicini, gente che conosceva suo padre, i pescatori con cui aveva stretto amicizia, ma al contrario di tutte le aspettative. Mi sono reso conto che non provavo alcun sentimento di odio o cose del genere. Sono rimasto sorpreso, quasi scioccato da ciò. Non provavo nessun sentimento negativo, nessun desiderio di vendetta. Non sentivo odio e non volevo giustizia. Sapevo che era successo qualcosa di male, che avevo perso una persona cara. Li ho perdonati nel mio cuore. Il che è anormale, strano. Forse qualcuno penserà che io sia uno squilibrato, ma penso che riguardi qualcos'altro. Gesù Cristo mi ha formato attraverso gli anni. Da quando gli ho dato la vita e gli ho permesso di guidarmi, credo che Lui mi abbia cambiato come uomo, nel cuore. Ed ecco perché si è verificata una tale reazione. Non era il mio lavoro o la mia vittoria umana. È la vittoria di Gesù Cristo, Dio nella mia vita. Lui mi ha aiutato a non odiare, non litigare, non disperarmi. Mi ha semplicemente insegnato ad andare oltre. Andando oltre in difesa, ritornare sul campo di battaglia era l'unica risposta di difensori alla domanda che molti avevano posto: cosa fare dopo? È difficile descriverlo a qualcuno che non ha sentito questa fratellanza in prima linea, chi non ha mai avuto la consapevolezza che la vita di qualcuno potrebbe dipendere da te, da quanto sei disposto a sacrificare per qualcuno e quanto non l'eroismo. Ma la soppressione della paura possa salvare una vita. In combinazione con tutti questi sentimenti di guerra e disgrazia, sono stato turbato dai dubbi. Mi chiedevo: Darko, stai andando al campo successivo o stai tornando a casa? La risposta a questa domanda una volta proveniva da se stesso. Quando lasciò il campo di battaglia, guardò fuori dall'autobus. Ho visto una nonnina vestita di nero che scavava, coltivando la terra. Non potevo credere ai miei occhi. Mi sono chiesto: cosa diamine sta facendo? Stava scavando il terreno sulla prima linea di combattimento. Per chi? Per cosa? Per avere del cibo da mangiare? Il nemico ci avrebbe costretti a tornare indietro. Era vestita di nero perché aveva perso qualcuno. Questa fu la mia risposta. Quella donna non si era arresa e quella donna dipendeva da noi. A quel tempo, varie motivazioni portarono la gente comune a difendere la patria e a trasformarsi in soldati. Quando provi le prime esperienze di combattimento o la guerra, queste ragioni gradualmente scompaiono e l'unica cosa importante diventa prenderti cura di te e della persona che è accanto a te. La mia guerra fu guidata da quell'idea del prendermi cura della gente intorno a me. L'eroismo è reprimere la paura che è così reale e presente.
quando ti rendi conto di dover difendere quelli che ti stanno accanto e dietro. Questa è l'unica definizione di eroismo per me. E sono contento di poter essere parte di quell'eroismo. L'eroismo a volte si rivela in scene e persone inaspettate con cui camminiamo. Quando siamo entrati in un attacco in cui erano state uccise delle persone, abbiamo sentito i singhiozzi di uno dei nostri compagni che camminava dietro di noi. Stava piangendo, ma è andato avanti. Quell'uomo piangeva perché sapeva che magari non sarebbe tornato, ma andò avanti. Poteva tornare indietro, ma avanzò. Quando qualcuno mi chiede chi è un eroe per me, anche se ci sono eroi che meritano di essere eroi per la loro morte, il mio eroe è quell'uomo. E la mia visione dell'eroismo, un uomo che, nonostante sentisse la minaccia della morte, è andato avanti, nonostante la paura. Questo è l'eroismo per me. Quando torniamo dal campo di battaglia, iniziamo a festeggiare, specialmente quando siamo tutti vivi in salute. Ma quando ti sdrai a dormire, realizzi quello che è passato e un po' di paura ti prende. Già durante la guerra le cose sono cambiate. I camionisti nel 1991, quando facevamo autostop, ci riportavano a casa senza alcun problema. Addirittura cambiavano il loro tragitto per gratitudine e rispetto verso chi era attivamente coinvolto nella difesa. Invece, nel 1995 potevo aspettare ore sulla strada, col pollice alzato, e nessuno si sarebbe fermato. C'era un cambiamento nel modo in cui i soldati venivano accolti, e anche l'atteggiamento nei loro confronti era diverso. Qual è il senso di tutto questo? Tu pensi che sia una buona idea aiutare gli altri e farsi coinvolgere nella guerra? E poi accade che questo non va più bene e diventi come minimo un criminale. Quando chiedono doveri nel 1991, pensando che non sia importante, aprono una ferita in molte persone. Per coloro che erano pronti a dare la vita nel 1991, è molto importante dove erano quell'anno. Dopo questa iniziale delusione e smarrimento, ho ritrovato un gruppo che mi ha dato nuovamente la parvenza di comunione, di amicizia, attraverso feste techno e rave alle quali partecipavamo, danzando con gli stimolanti. Avremmo passato tutta la notte tagliando fuori la realtà. Ha provato molte droghe, scoprendo come funzionavano. Era consapevole della loro pericolosità e che non portavano a nulla di buono. Ha preso la decisione di smettere con la droga, tranne l'erba. Fumare erba era qualcosa che non riusciva a mollare. Ha trascorso il tempo con compagnie diverse, incontrando degli amici che lo hanno invitato in chiesa.
Era domenica ed è andato alla predica, che era molto diversa da ciò che aveva visto nelle chiese fino ad allora. Il predicatore di quella comunità mi chiese se volevo studiare la Bibbia. Ho detto che volevo, che ero interessato. Nel pomeriggio, quando tornai a casa, mi sedetti sul balcone e accendendo uno spinello pensai che erano delle persone interessanti. Queste persone insieme gli indicarono le verità nella Bibbia. Nel corso del tempo perse il desiderio per la marijuana, che smise presto di fumare. Lì vidi davvero la potenza di Dio nel cambiare le cose, e quindi non potevo fare altro che confessare che Gesù è Dio e continuare a fare ciò che mi avevano detto, studiare la Bibbia. E attraverso quello studio che mi sono reso conto che era necessario prendere una decisione, che Gesù fosse reale e che la sua presenza fosse indiscutibile. Ma la domanda era: cosa avrei fatto con lui? Così presi quella decisione. Nell'ottobre del 1998 mi sono pentito e sono stato battezzato. La guerra lasciò un marchio su di te. L'uomo è un essere emotivo. La guerra non è uno stato normale. Queste sono le situazioni in cui non sai se tornerai a casa con le tue gambe o se ti ci porteranno. È qualcosa che ti lascia una cicatrice emotiva. Quando è tornato dal campo di battaglia, ha cercato di calmarsi, trovare la pace dell'anima, ma senza successo. Tutto ciò lo spingeva alla depressione e al tentare il suicidio. Sapevo che dovevo trovare una risposta rapida, qualche soluzione. È apparso a ondate. Non è stato qualcosa che è arrivato e che ho accolto, ma non ho mai saputo quando quei sentimenti mi avrebbero inghiottito. Non so quanto la mia agonia sarebbe ancora durata, ma so che lui ha deciso di accorciarla. Un amico mi ha chiesto: Darko, hai sentito di Gesù? Gli dissi: ho sentito del Gesù di circa 2000 anni fa, è a lui che ti riferisci? Disse che stava parlando di un Gesù vivo. Ho pensato: è qualcosa di nuovo, non è la storia delle vecchie che vanno in chiesa. Non so cosa sia, è una New Age o qualcosa di simile, non ho niente da perdere. Si trovò in una comunità cristiana, in una casa piuttosto ordinaria. Quello che ha sentito è stato qualcosa di completamente nuovo, qualcosa su cui ha iniziato a pensare di più. Continuò ad andare in questa comunità e Gesù cominciò a vivere in lui, anche se non sapeva come. Quando ha cominciato ad essere così reale, mi spaventai. Quello stesso Gesù ha cominciato a parlare di quanto mi amasse, di essere pronto a perdonare tutto, di avere un piano per la mia vita, per la mia nuova vita. Pensando di mantenere il controllo sulla sua vita, non era pronto a lasciare che Dio gli portasse pace e tornò al suo vecchio modo di vivere. Ma il tocco che aveva sentito non poteva più essere ignorato. Aveva paura di accettare la risposta e fuggì dai suoi vecchi amici, dall'intrattenimento, dallo sport e soprattutto dal paracadutismo che gli diede una nuova dose di adrenalina. Quella sensazione di tenere tutto sotto controllo scomparve quando, da paracadutista esperto, perse quasi la vita in aria perché il paracadute non si aprì. Presto, qualcosa di simile accadde di nuovo. Saltammo. C'era l'altezza giusta per aprire il paracadute e sono andato a cercare il piccolo paracadute che viene lanciato nel flusso d'aria e tira quello principale. Non sono riuscito a trovarlo. È solitamente facile da trovare. Come se qualcuno ti dicesse di mettere la mano in tasca. Non voleva fallire di nuovo e mostrare la sua debolezza, ma superò l'orgoglio, ammettendo di essere impotente e ho iniziato a cercare la riserva. In quel momento, quel paracadute era nella mia mano. So bene, come tutti i paracadutisti, che un paracadute non può cadere nella mano per caso.
ma si ritrovò nella mano. Guardai, non ci potevo credere. Il paracadute principale si aprì e vidi quanto ero in basso. La gente saltava dalle sedie. Cominciò a pensare a eventi ai quali era sopravvissuto e se fossero casuali. La risposta la conosceva, ma aveva paura di ammetterla. Darko, no. Non ci sono coincidenze nella vita. Si rese conto che la sua vita non poteva essere controllata. Dopo aver cercato e vagato, sapeva che era tempo di arrendersi a Dio e ammettere che non poteva più essere solo. E questa è stata la risposta a tutti i miei vagabondaggi. E questo è ciò che mi ha tirato fuori da tutto ciò che forse anche una corretta diagnosi medica non può risolvere. Ho cominciato a rendermi conto che lui era l'unica soluzione a tutti i miei problemi. Il mio incontro con Cristo è accaduto 7 anni prima della guerra, prima del 1991. Fu ad un incontro di giovani credenti a cui fu invitato da un amico. Il sacerdote parlava di Gesù Cristo e Zvonko non capiva nulla. Ricordo ancora quello che disse: ora pregheremo. E mi aspettavo che fosse una lunga preghiera recitata, che avrei trovato noiosa, e sono rimasto lì aspettando che passasse. Ci fu silenzio e qualcuno in sala ringraziò Dio. Ricordo una donna che disse: Gesù, grazie per aver aiutato mia figlia ieri. E non aggiunse altro. Le persone hanno continuato a ringraziare con le loro parole Dio. Zvonko non aveva mai sentito una preghiera così spontanea prima. Guardava queste persone e allo stesso tempo gli tornò in mente un'immagine della sua compagnia. Quando paragonai i miei amici a quel gruppo di giovani, la loro età, il modo in cui si comportavano, come cantavano per Gesù Cristo, vidi che loro avevano qualcosa che noi non avevamo. Quel pensiero era così forte, così insistente. Hanno qualcosa che non ho, e non fingono. Non lo dimenticherò mai. Poi ho capito che il mio problema era proprio questo. Sapevo qualcosa su Dio, ma non era abbastanza. Non avevo alcuna comunione con Lui. Il peccato ci aveva separati. Capì chiaramente di essere perso. Fu colto dal disagio. Poi sentì il messaggio che Dio aveva una soluzione per tutti, che bastava pentirsi sinceramente e consegnare i suoi fardelli a Gesù, affidarsi a Lui e vivere una nuova vita con il suo aiuto. Ho capito che questo era qualcosa di serio, che era probabilmente la decisione più importante che potessi prendere se avessi voluto. Ma non ero sicuro che Gesù fosse davvero vivo, che esistesse in modo così concreto come esistevo io. Speravo solo che potesse essere vero, che non fosse qualcosa di immaginario. E ho pregato dentro di me: Gesù Cristo, se davvero esisti, se sei così potente e buono come tutti dicono, mi lascio tutto alle spalle e mi pento dei miei peccati. Ti prego, entra nel mio cuore e cambia. Non so se tu esisti, ma se così fosse, per favore vieni. Ad un certo punto sentì una calda mano gentile, la forza dell'amore che tirava fuori tutto lo sporco che c'era dentro il mio animo e che mi portavo dietro da chissà quanti anni. Ma allo stesso tempo questo amore sovrannaturale mi riempiva e mi inondava ancora e ancora. Ero convinto che Gesù Cristo stava entrando nella mia esistenza, dandomene una nuova e sfogliando una nuova pagina della mia vita. Oggi non riesco a spiegarlo con parole chiare, intelligenti e filosofiche come facevo una volta. Ricordo soltanto che sono arrivato, Zvonko, come mi hai chiesto, e ora seguimi. Ha iniziato a studiare la Bibbia, chiedendo consigli e indicazioni per la sua vita quotidiana. Dalla stessa ha appreso la relazione con Dio e le altre persone. Questo è un tesoro che dura. Ecco come l'ho visto. E così è iniziata la mia nuova vita. Così ho trovato il Gesù Cristo vivente.
Dopo aver accettato Dio, Gesù, le cose sono andate al loro posto. Ho cercato la pace e in qualche modo l'ho trovata in Cristo. Ma al di là della sfida di vivere con Cristo, perché sappiate che questa non è una chiamata a una vita pacifica, è la chiamata, la risposta alla pace dell'anima, la pace interiore. Il detto dice: il tempo guarisce tutte le ferite. Suona bene, ma non si è rivelato vero. Si rese conto che il tempo non guariva nulla, ma che solo Dio poteva farlo. Sfortunatamente è difficile aiutare un veterano, perché lui stesso deve capire la situazione senza speranza che sta vivendo. E non c'è medicina umana, né saggezza, né droga, e nemmeno psichiatri o psicologi che possano guarire quelle ferite. Ci sono tanti ausili medici, ma tutti quanti intervengono solo sugli effetti. L'unica cura veramente efficace è solo quella che affronta la causa. E si chiama Gesù. Quando Dio entra nella vita di una persona e cambia il suo cuore, gli dà un nuovo modo di pensare, di vedere e affrontare le cose, un modo per andare avanti, e allora cambia tutto. Ritengo che l'uomo sia sempre comunque un essere umano. Non importa da dove venga, che sia un croato o sia un serbo, chiunque può ricevere un nuovo cuore da Dio, se lo vorrà. E oggi? Sono un uomo felice che si rende conto che la vita non è semplice. Ho una moglie che è il mio sostegno e aiuto, che come ho pregato è anche un'amica. Non tutti i miei problemi di vita sono risolti. La vita è quello che è. Ci sono malattie, problemi di lavoro, ma Cristo ci ha promesso di darci una pace che va oltre la ragione. Se non avessi incontrato Gesù, non so cosa ne sarebbe stato di me, ma non vivrei come ora. E non significa che la mia vita sia facile. Condivido gli stessi problemi di tutti i croati. Ho il conto in banca bloccato, ho mutuo in franchi svizzeri e sono spesso disoccupato. Sono soltanto ostacoli nella vita. Non mi definiscono come uomo. Mi definisce il fatto che Gesù ha dato la sua vita per me e io ho accettato il suo dono. La mia identità è in Gesù Cristo, non è nell'attività che io svolgo, non la trovo neppure nel mio conto in banca, che è sempre in rosso. Dio mi ha benedetto straordinariamente, ho una moglie che mi ama. Non avrei una moglie che mi ama se io non avessi Cristo. Ho un bellissimo figlio che mi ama ed è un dono di Dio. Io non ero una brava persona. In una scala umana non ero poi così male, ma certamente non ero buono. Nell'Ecclesiaste è scritto che c'è un tempo per ogni cosa. Un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Il tempo della guerra è alle mie spalle. Ora è il tempo della pace. Ma allo stesso tempo viviamo una guerra spirituale. Al di là
dello stato in cui si trova una persona, che sia un veterano o un membro di famiglia di veterani, qualunque sia la sua condizione o il suo problema, il rimedio è uno solo, Gesù Cristo. Lui ha la cura, la risposta, la soluzione a tutti i nostri problemi.